Generale Vannacci, secondo lei si stanno perdendo i valori dell'Occidente e in che modo il coraggio vince? Sì, certo che si stanno perdendo i valori dell'Occidente. Noi abbiamo adesso, negli ultimi decenni, tutta una serie di movimenti che stanno progressivamente distruggendo le radici, la cultura, la tradizione, l'identità che l'Occidente si è creato in millenni di storia. Abbiamo la woke culture, la cancel culture, il femminismo estremo, l'ideologia ambientalista, che hanno tutti per obiettivo la distruzione di un sistema che ci ha garantito ricchezza, benessere e progresso. Quindi un sistema sicuramente perfettibile, ma che tutto sommato ha garantito un Occidente che si è affermato nel mondo, nel pianeta, come un posto libero, democratico, progredito e ricco. Quindi bisogna pensarci, siamo noi stessi che ci stiamo suicidando, perché i nemici veri dell'Occidente non sono né gli immigrati né le popolazioni che vengono da fuori, sono gli stessi occidentali che negano la nostra storia, la nostra cultura, le nostre radici e le nostre tradizioni. Ma in che modo il coraggio vince? Il coraggio vince perché non ci dobbiamo abbandonare a questa cultura imperante del pensiero unico, non ci dobbiamo abbandonare al sentimento della vergogna per quella che è stata la nostra storia, le nostre tradizioni, a questa ideologia di dover chiedere scusa per ogni cosa sia successa nel passato, ma invece dobbiamo essere orgogliosi della nostra origine, dei nostri nonni, della nostra storia, di tutti quelli che hanno lottato.